Cari monociclisti, ed eccoci, siamo al rientro, abbiamo chiamato la polizia, abbiamo fatto sgomberare gli slavi Vukumpra che tentavano di bloccare la ciclabile, sono stati operativissimi, hanno spediti in galera tutti, speriamo. Ci siamo pappati al Cologno Notte Bianca, circa una trentina di scampi a testa, io e la Giangi. Le ostrichette purtroppo erano già finite, porca la vacca. Siamo pappati fritto misto, una boccia di prosecchino, come giusto che sia. E adesso la Giangi a mezzanotte sta rientrando verso casa con il suo Segway One e il Fero con... No, scusami, la Giangi con Segway Mini e Fero con Segway One. Guardali come vanno, guardali. Questo è il naviglio della Martesana, Martesana. E ci stiamo facendo la nostra ciclabina, ci siamo fatti da Cologno a Milano in ciclabile. Guardate la Giangi che non so cosa stia facendo, ma sicuramente le bocce di Prosecco hanno avuto il sopravvento. Adesso sta cercando di passare. Amore, le russe, Ocio. Attenzione alla manina, purtroppo il Segway One necessita della manina, mentre la Giangi, uno sguardo con gli occhiali Zanzolini. Ciao. Ci dica, signora Giangi, ci dica. Guarda, abbiamo mangiato degli scampi fantastici, abbiamo bevuto il prosecco e adesso siamo ci faccia vedere come fa avanti e indietro con Segway Mini. Faccia, guarda. Nonostante i prosecchi. Ma come va con le sue lucine, LED, spettacolo? Sì, abbiamo fatto. Sì, Giorgio, mi sa che dobbiamo andare, che è giallo. Andiamo. Oh, Peppolina, Pepporlotti. Adesso passiamo, misuriamo il camion qua, misuriamo il camion là. Che schile fermo, vada via qui. E la Giangi ci risorpassa, guardali, a casa, amore. E la prossima a sinistra, esattamente qua. Abbiamo visto lo sfigatongi con la macchina Ongi, che ha il pisellongi, il piccolongi, e deve, minchia, Giangi sei una pazza, e deve dimostrare la sua mascolinità con accelerando stupidamente da solo su una macchina di 4 metri, come un cretino, accelera e poi dopo va a puttane, alle pitanture. E noi alla Giangi, ali. E si va col Segway, guarda ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, abbiamo fatto 6 km andare, 6 km a tornare, abbiamo mangiato come porcelli, al posto dell'anonimato più assoluto, mangi il tuo pesciolino, ti siedi con il Segway di fianco, tutti che chiedono, poi vabbè, a volte vendi, a volte no, ma comunque non è un problema. In ogni caso ti sei fatto una serata spettacolare, sei uscito dall'anonimato, ti sei reso conto di quanto folle sia la gente che usa la macchina per andare in giro, soprattutto a Milano, che ha delle ciclabili che sono spettacolari e fantastiche. E noi siamo qua, è numero uno, signorina Giangi, com'è numero uno? Com'è essere uno? Dai alla Giannini, vivi Victory! Ale! Guardalo qua, amiche, se Giannini scopre sta cosa qua viene fuori un disastro, te lo dico io. Ma noi gliela faremo scoprire, perché già è un problema. Un grande saluto ad Andrea. Signori, da Ferro alla Giangi, che adesso deve trovare... Oh, porca la vacca! Ragazzi, ho perso le chiavi. Puttanga la vanga! Se ne può più, adesso la Giangi la matchup per il cube per 3 ore, sicuro. Ecco, ciapà. Perché voi dovete sapere che la grossa differenza tra Segway Mini e Segway One è che, eccola lì, che Segway Mini, te ti fermi tranquilla, sbatti i coglioni e stai in piedi lo stesso. Il Segway One, per quanto sia più veloce, più maschio, cazzo, cosa sono maschio, ragazzi? Ma le ventenni mi chiamano tutte maestro. Comunque, al di là di quello, tu non ti puoi fermare, perché se ti fermi vai a fare un disaster, cioè devi mettere giù il piedino.
Allora, nel momento in cui manchi, amore, vai, perché sennò mi spetascio. Eccola. Vedete le lucine? Tu ti devi fermare e devi mettere giù il piedino. Adesso segui. Si vede in cazzo. Comunque ha messo giù il piedino, questa è la Giangi che ritorna. Guardala, guardala. Quelli sono gli occhietti, quelle due luci lì, sono gli occhietti della Giangi, che adesso ha spostato gli occhiali e non si vede più un cazzo. Signori, fondamentale per il vento e per le zampe. Io vi dirò una cosa, la vita va vissuta. Se no, ragazzi, fa come brutto. Noi? Ciao. Esatto, ma quando arrivi ad essere come un maiale, che sei buono solo dopo morto, secondo ma dai, me non esagerare, c'è adesso qualcosa che non funziona. Signori, quad per la natura, per la montagna, e Segway per la città, per quando vai in giro. Nel baule della macchina un Segway deve sempre esserci, se no hai capito un cazzo della numero vita. Numero uno, ragazzi. Un saluto dal Fera dalla Giangi, ragazzi, vi vogliamo un bene dell'anima. Ciao, 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 ciao